Il tasso BTP nell'ultima asta, quella di fine novembre, è stato 0,59%. Il tasso MES è negativo, meno 0,24%. Che vuol dire, per essere chiari, che se noi prendiamo i soldi dal MES e non dal finanziamento normale, noi risparmiamo 300 milioni all'anno, il che vuol dire 3 miliardi di euro sull'arco del progetto decennale. Signori, stiamo parlando di 3 miliardi che vengono risparmiati dai cittadini italiani. Dire di no per un motivo ideologico è inspiegabile. Sono dei soldi che non tornano più. O la sanità la metti a posto adesso, dopo questa pandemia, o per 20 anni non ci saranno più tutti gli spazi di intervento che ci sono stati. Sostenere, come dice Crimi, che si può tranquillamente finanziare attraverso il ricorso al debito normale è vero, perché si può fare. La proposta che fa il 5 Stelle Crimi costa 300 milioni di euro in più l'anno. Per me buttare via 3 miliardi di euro in nome di un interesse ideologico è allucinante. Allora, non so se su questo vuole intervenire Crimi, visto che sono stato chiamato in causa in un flash, o sono andato direttamente da Tajani. Crimi. Ma sì, ma solo in un flash, guardi, quei 300 milioni di cui parla Renzi ci costerebbero in termini di impegni e di ulteriori costi per il nostro paese, e l'abbiamo già visto in passato quando ci è stato chiesto di fare le riforme strutturali, pensiamo alla legge Fornero o ad altre leggi simili, e non abbiamo nessuna intenzione di ipotecare il futuro per quei 300 milioni. Grazie. Tajani, Renzi? Che ci azzecca questa roba? Che ci azzecca Vito da Fornero con il MES? È un modo di finanziare. Ragazzi, dite la verità agli italiani, non c'entra niente la Ogni Fornero. La Fornero è volta una cosa io che nel ti sto. passato non ha Non nessun è una legame. questione. Ti sto Vabbè, dicendo. intanto Ti sappiamo sto che abbiamo idee diverse. dicendo che le Sì, condizionalità che ha il MES possono portare domani ad avere degli obblighi di riforme strutturali imposte dall'esterno al nostro paese, come è già successo in passato, e ti ho portato un esempio, ma che non è legato strettamente al MES, ma è un esempio quando dall'Europa impongono determinati tipi di riforme con tagli sociali o altro. Aspetti, Renzi, non si è capito Questo cosa ha è detto, perché. il quadro che si può verificare. Renzi, non si è capito cosa ha detto. È molto semplice, questo è il term sheet del MES, ok? Non lo Cioè le vediamo, ma ci condizioni, crediamo. non si vede, le pubblicherò sui social, c'è specificato che non ci sono condizioni. Quindi questa frase del Movimento 5 Stelle, anche della Lega peraltro, ma io giustamente appartengo a una maggioranza che in questo momento è coalizzata con i 5 Stelle, questa frase è falsa. Perché nel term sheet, nelle condizioni, nel contratto, Tajani lo sa meglio di me, essendo stato a lungo in Europa, è chiaro che non ci sono condizionalità. Quindi questa cosa della Fornero è una roba che non sta né in cielo né in terra. Sono 3 miliardi che vogliamo buttare via, come se ne avessimo tanti. Ricordo che l'articolo è il 136,3 del trattato, che parla di rigorose condizionalità, ma queste condizionalità sono che si deve spendere sulla sanità. Cioè, se ci danno 37 miliardi, non è come dice la Meloni che bisogna tagliare da altre parti o sui vigili del fuoco, ci danno i soldi per spenderli in sanità. Li chiediamo noi non perché siamo geni, perché abbiamo il debito pubblico e abbiamo il debito pubblico anche perché qualcuno, per esempio, ha fatto nel governo precedente quota 100 mettendo in difficoltà i conti dello Stato con le pensioni. Detto questo, ciascuno la pensa come crede, Se le vai a divisioni chi tocca purtroppo quota ci sono. 100 per tornare alla legge Fornero, su questo faremo le barricate, lo dico già adesso. Se provate a tornare alla legge Fornero cancellando quota 100, dalla Lega avrete le barricate dentro e fuori il Parlamento. Non ti ho interrotto. Se pensi che mi faccia paura una evocazione delle barricate, significa che non hai No, lo un'altissima dico col concezione sorriso. del tuo. Ti chiedo di farmi finire perché io ti ho Una rispettato. volta, una volta. Dico con la stessa franchezza che la vicenda di quota 100 non ha cambiato la legge Fornero, ha soltanto dato uno slot che costerà un sacco di soldi ai nostri figli e ai nostri nipoti. Però per tornare a chiudere sul MES, sono felicissimo che finalmente anche i sovranisti europei, quelli amici di Orban, studino le regole europee. Vorrei ricordare che se non ci fosse stata l'Europa e se fossero stati soltanto leghisti e Fratelli d'Italia, Ok. noi oggi avremmo il paese a gambe all'aria. Viva l'Europa, meno male che l'Europa c'è.